tragedia a Naso. La comunità nasese è attonita per la morte di un suo concittadino, il 63enne Franco Portale, che è deceduto a seguito di un incidente domestico. Pare che l'uomo si trovasse su una scala per pitturare i muri della propria abitazione in Contrada Maina. Ad un tratto ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente sul pavimento. La brutta caduta gli ha provocato diverse fratture e una botta fatale alla testa. Pare che l'uomo non sia morto sul colpo, ma abbia provato a trascinarsi per raggiungere un telefono e chiamare aiuto. Il 63enne si trovava infatti da solo in casa quando è avvenuto l'incidente nel corso dei lavori di tinteggiatura. Rincasando in serata è stata la moglie a trovare il marito ormai privo di vita. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'intera comunità di Naso è sconvolta per la perdita di Franco Portale, persona molto conosciuta nel piccolo comune dei Nebrodi, e si è stretta attorno ai familiari. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Maria Santissima della Catena, Abbazia.